Frosinone, che ora cerca di manovrare con Bertoncini, lancio lungo verso Paganini, che cade a terra. Paganini non viene fischiato fallo, e Temai ora ne approfitta per lanciare lungo verso Becciorini, che va a pressione su Giachite. Bravo Becciorini, cade in area, rigore! È rigore, è chiarissimo. Becciorini aveva saltato Giachite e Becciorini ha saltato Giachite, rubandogli palla in pratica sulla linea di fondo un metro fuori dall'area di rigore. È entrato in area Becciorini e Giachite lo ha teso con una spallata, con una trattenuta, in maniera comunque evidente e fisica, rigore inequivocabile. Va Alberto Paloschi sul dischetto e quindi possibilità al 43esimo minuto di gioco per il Chievo Verona, che sembra essere pronto, le ali sulla linea, parte Paloschi, tiro, rete al bel vantaggio al minuto 44, il Chievo Verona, il gol che vale l'1-0, il gol del vantaggio per il Chievo. Palla ribattuta, ancora Temai, fantastico Temai, appoggio verso Paloschi, possibilità di contropiede, si invola Becciorini, Paloschi lo attende, lo serve in questo momento, Becciorini entra in area di rigore, Becciorini, tiro, rete, 2-0 per il Chievo Verona, Becciorini, raddoppia per il Chievo e sotto la curva, sotto il settore ospiti, si fa festa il Chievo con questo contropiede intelligentemente gestito da Paloschi, che ha atteso il movimento di Becciorini, che è andato in pratica in sovrapposizione ed è stato servito dal compagno. A quel punto ha trovato una sottostrada davanti a sé e ha battuto di sinistro le ali, ormai in pratica lasciato solo davanti alla porta del Chievo, e davanti alla porta del Frosinone, e quindi Chievo che raddoppia in pieno recupero. Siamo arrivati a due minuti dalla termine del recupero, Chievo che passa sul 2-0. E qui possiamo dire ovviamente che ha messo un sigillo importante a portare a casa in maniera vincente questa sfida.